Ciao a tutti makers, solitamente nei miei video voglio condividere sempre del valore, delle informazioni e delle tecniche sull'artigianato digitale. Questa volta voglio realizzare un video totalmente senza valore, ma con spirito di condivisione, giusto con lo spirito natalizio. E quindi ecco come abbiamo realizzato quest'albero di Natale. Due anni fa ho proposto a Crino di realizzare un contenuto che fosse legato al mondo della foratura, cioè un progetto che abbia tanti fori, ed era questo, quello dell'albero gigante. Purtroppo poi è arrivato il Covid, sapete, ma non mi sono mai tolto dalla testa quel progetto. Quindi, due mesi fa con Luca abbiamo detto ok, facciamolo. Abbiamo iniziato a mettere giù un po' di informazioni, di misure per poter realizzare un qualcosa che fosse sì carino ma allo stesso tempo sicuro. Quindi la settimana scorsa abbiamo cominciato a realizzare la base. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Si parte con il lavoro. Il team è composto da Matley, Luca e Angelo all'inizio, vediamo se arriva fino alla fine. Bene, optiamo per la saldatura a... Proviamo quella senza gas all'inizio, vediamo come viene fuori la saldatura. Maschera, sì che l'abbiamo qua su. L'idea era quella di realizzare l'albero in legno più alto del mondo. Per tenere un palo del genere serviva una base, ma questa ve la faccio spiegare da Luca. La base dell'albero deve essere una cosa molto solida, anche perché il palo va su 7 metri se non sbaglio. Che poi abbiamo accorciato a 6,50. 6,50 perché una parte era storta. E abbiamo usato delle piattine che sono da 100x8, molto larghe, così abbiamo potuto anche fissarle per terra, e dei profili che erano 80x40 se non sbaglio. Esatto. E ci siamo fatti fare da un suo follower grandissimo, Fabro Design, grazie spettacolo. Mille ci ha tagliato delle piastre dove poi si è stato inserito l'albero di Natale. Sono stra soddisfatto delle mie saldature. In realtà all'inizio non era partito tutto alla perfezione. Ok. Oh, brutta roba. Cosa è successo qui? Si è ingarbugliato il filo. Adesso sistemiamo. Che palle. Adesso dobbiamo fare il segno praticamente per posizionare centralmente questa striscia di ferro rispetto al quadrato dove poi verrà inserito l'albero maestro, cioè l'albero proprio dell'albero. L'albero dell'albero? È non male bello. Questa. Dopodiché qua andrà saldato, nel frattempo Matteo andrà a tagliare i profili di ferro a 45 gradi che saranno poi quello che sosterrà l'albero a metà altezza. Per fortuna, perché altrimenti qua sembra che faccia tutto lui, ma se non c'è nessuno che fa le riprese... We're gonna dance, dance. Prima fase completata, praticamente abbiamo la base già assemblata e io ho preparato le gambe con degli incastri, una roba da falegnameria applicata alla lavorazione del metallo, vero Luca? Sì, ci piace fare il misciotto, esatto. Mettere insieme le cose. E niente, ora si procede con la saldatura della parte in alto, sarà un po' da capire con le misure come riuscire a trovare le giuste inclinazioni. Salda prima di là. Ah, aspetta Luca, ragazzi! Volevo segnalarvi che con la Makers Academy abbiamo lanciato Maker Plus. Non sto qui a spiegarvi cos'è perché ne uscirà un video dedicato, ma soprattutto martedì 28 ci sarà una live dedicata. Però se siete curiosi c'è il link sotto in descrizione,
non è un corso. E poi, dimenticavo, sabato mega video in cui vi faccio vedere quello che mi è successo qualche settimana fa. Spaziale. Pezzo dopo pezzo la base prendeva forma. Ci siamo fatti aiutare dalla parte del palo che avevamo corciato, andando così a saldare la base alla corretta inclinazione. Così, in mezzo a tante risate, la struttura ha preso forma. Cioè, a parte gli scherzi, sono strasoddisfatto di me stesso, In realtà è il Matley Lab, è la saldatrice. Sì. L'elettrodo che ho appena comprato. E non l'elettrodo, il filo. Il filo. E però gli insegnamenti del nonno sono quelli più. E quelli, cioè, alla fine è quello che conta. Gambe saldate, ovviamente che per ora solo puntate. Abbiamo Luca molto soddisfatto delle saldature. Tecnicamente la struttura poi è completata. Sì, la struttura è pronta, manca solo da forarla e poi andare fuori a fissarla. Sono andato a prendermi le tavole per l'albero e ora le dovrò scaricare assieme a Matteo. Matteo, non so se lo conoscete, ma sono io. Il progetto però non lo potevamo finire in un giorno solo, quindi durante la settimana con l'aiuto di Angelo abbiamo tagliato e iniziato anche a forare tutte le tavole in ordine, seguendo un ordine ben preciso perché il palo aveva diversi diametri e quindi calcolando con Fusion 360 tutto, cerco di farla complicata ma alla fine 4 fori abbiamo fatto, 44 forse. Last year I thought of doveva essere un progetto semplice, ma dovendo fare questa lavorazione in serie non ci ho pensato due volte a fare un sistema di bloccaggio rapido che mi permettesse di mantenere le tavole in lavorazione ben salde al piano di lavoro. Così, mentre io tagliavo tutti i pezzi, Angelo ne tracciava il centro e li buttava nella CNC per la fresatura. Luca invece completava gli ultimi ganci che ci avrebbero permesso di mantenere l'albero ancorato a terra. Fino a quando siamo arrivati ad oggi. Avevamo tutte le tavole pronte per realizzare l'albero, ma ci mancavano ancora gli spessori. Io e Angelo, il giorno prima, ogni volta che realizzavamo il foro, buttavamo via il cerchio. Poi è arrivato Elvis questa mattina e ha avuto l'idea geniale di utilizzare quei ciondoli. Ma vedrete alla fine del video a cosa sono serviti. Ragazzi, lasciatemi però ringraziare Crino, che è lo sponsor di questo video, perché mi ha permesso di concretizzare questa malsana idea che ho avuto 2 anni fa. Inutile che vi stia qua a spiegare che Crino sono le punte che utilizzo da anni e ne ho comprate altre 2 scatole proprio per realizzare questo albero. Tra l'altro, Luca, non mi sono ancora arrivate le Speedmaster. Quindi ragazzi, se volete forare, sapete che solo Crino ti fa forare. Senti, riesci a passarmi la chiave da 15 o da 13 a questa? Ho l'artiglieria pesante. Durante la mattinata abbiamo così fissato tutta la base sulla parte in cemento all'esterno del Matrilab, mentre all'interno Elvis e Angelo si alternavano nel mandare avanti la foratura degli spessori. Ah, piccola nota, abbiamo utilizzato una fresa della collezione di CNC Revolution fino allo sfinimento, ma come immaginavo non ci ha per niente deluso. Quello che ci ha deluso invece è stato il mandrino, che ad un certo punto ha smesso di lavorare. Cos'è, Angelo? Spazzole? No, le spazzole sono ancora buone. Quindi cuscinetti? Mi sa di sì. Può essere. Cuscinetti andati. Vabbè, prendiamo l'elettromandrino da questa CNC qua e andiamo avanti. Marzio Billy. Adesso andiamo a buttare sul palo, che sarà
assieme alla base, l'unica parte in metallo, perché dovevamo dare sicurezza al progetto. È un palo gentilmente offerto. E Luca, com'è si chiama l'associazione? Ah sì, il gruppo festeggiamenti di Parè o presepe di Parè, sono tutti là. L'abbiamo accorciato di un metro circa perché era storto nella parte iniziale. Dopo pranzo abbiamo così cominciato ad assemblare i pezzi. Con l'aiuto del camion con la piattaforma aerea gentilmente offerto dall'azienda Moreno Tardivo e Valerio ai comandi, abbiamo composto l'albero infilando nel palo centrale una tavola alla volta, separate da due spessori, che nel frattempo Angelo continuava a fresare. Qua, Luca! Le candeline mettiamo dopo? Sì. Ora dobbiamo inserire questa piastra dove andremo ad agganciarci poi con dei tiranti in modo tale da mantenere sicura tutta la struttura. Allora, ora teniamo queste quattro. Ok. Dove a queste quattro gli agganciamo la stella. Super. Non c'è albero senza stella. Finalmente l'albero aveva preso forma. Abbiamo voluto aggiungerci qualche dettaglio, come ad esempio la stella, anche se alcuni di noi si lamentavano che mancava la coda. E dopo la stella ovviamente le luci e per finire il tocco di classe che si era inventato Elvis alla mattina, e cioè le palline dell'albero che, su suggerimento di Angelo, abbiamo dipinto ovviamente in rosso e nero. Benissimo ragazzi, ed è con questa atmosfera, con questo progetto, con questa compagnia che vi auguriamo buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie. E ricordo a tutti i bambini che se lasciate il ciuccio sotto all'albero di Natale, Babbo Natale vi porterà i regali. Capito Giacomo? Buon Natale!